Gli spazi per la pubblicità, come sapete, noi li lasciamo bianchi, vuoti, non, abbiamo deciso di fare una campagna elettorale senza affiggere manifesti sugli spazi pubblicitari e quindi ci piacerebbe vedere le nostre plance vuote, invece sono piene sempre. Però ho sentito parlare di legalità a questo tavolo, quindi io mi auguro che i candidati, i miei competitor, che decidano di affiggere cartelli pubblicitari nei modi e nelle forme di legge, qualora dovessero violare i loro spazi, gli spazi a loro riservati, o qualora dovessero affiggerli in zone vietate, siano poi pronti a pagare le relative multe, perché se si parla di legalità poi non bisogna sottrarsi. Allo stesso modo vorrei sapere se i candidati, i miei competitor, in particolare uno, ritiene un giorno, magari prima di entrare in Campidoglio, di voler pagare i 170.000 euro di Via dei Giubbonari che il PD ancora deve alle casse di Roma, visto che parliamo di legalità. Vorrei fare una premessa, che c'è qualche candidato che è leggermente distratto, ma il sottoscritto, non appena si è posto il problema della sezione del circolo di Giubbonari, a malincuore e con gran dolore, perché so cosa rappresenta quel circolo per la storia anche di questa città, ma forse di troppo giovani non lo sanno, ho detto che se fossi sindaco avrei operato perché ovviamente fosse restituito e fosse pagato quello che doveva essere pagato. Quindi per quanto mi riguarda basta essere un po' meno distratti, prego. E, sì. Guarda, io quello che posso fare adesso lo so, io in questo momento sono candidato sindaco, quando sarò sindaco posso farlo, in questo momento ci sta un ricorso, quindi andrà avanti il ricorso e lo vediamo.